Buon pomeriggio a tutti. Iniziamo questo webinar dedicato al tema della trasparenza. Siamo, vi ricordo, nella settimana dell'amministrazione aperta. Per il Dipartimento della Funzione Pubblica abbiamo organizzato una bella serie di seminari online. Sono seminari, ovviamente, data la concentrazione di eventi, che hanno una finalità prevalentemente informativa e cercheremo di stare nell'ora di tempo a disposizione. Quindi io vi intrattengo giusto qualche minuto per dare il tempo a tutti gli iscritti di entrare nella piattaforma. Vi riassumo il programma di questa sessione. C'è un'apertura da parte di Sauro Angeletti, del Dipartimento della Funzione Pubblica, che è anche responsabile delle iniziative legate all'Open Government per il Dipartimento, e segue un approfondimento sul tema Foi a che punto siamo del professor Mario Savino dell'Università della Tuscia. Poi c'è un intervento di Simona De Luca del Dipartimento per le politiche di coesione relativamente al come si può rafforzare l'accountability delle politiche pubbliche, e segue Luigi Reggi a nome dell'associazione Monitor, ma Luigi Reggi ha anche un doppio ruolo all'interno dell'amministrazione, qua parla a nome di Monitor sul monitoraggio civico delle iniziative pubbliche. Conclude Sergio Talamo di Formez PA sul tema della comunicazione tra pubblica amministrazione e cittadini. Siamo alle 15:04, quindi inviterei Sauro Angeletti ad attivare la webcam per dargli la parola in modo da poter introdurre questo tema. Grazie a te Salvatore, buongiorno a tutti e a tutte, bentrovati in questo webinar dedicato al tema della trasparenza. Ora, quando si introduce un tema e un approfondimento, un'occasione, diciamo, per discutere di una politica pubblica sotto le sue molteplici sfaccettature, si tende sempre a partire sottolineando l'importanza del tema di cui si parla. Ecco, a proposito della trasparenza, questa esigenza non la sentirei, primo perché siamo nella settimana dell'amministrazione aperta e la trasparenza è un ingrediente fondamentale per rendere questa politica effettiva. Secondo poi perché davvero il tema della trasparenza e la trasparenza è un asset fondamentale, diciamo, delle amministrazioni pubbliche ed è uno strumento, una leva di rafforzamento del loro ruolo, ma anche del coinvolgimento e della interazione con i cittadini e con le imprese. La trasparenza da questo punto di vista è quindi un fattore abilitante ed è uno strumento che gioca un ruolo di attivazione di interessi, di aspettative, di valutazione partecipativa e così via, di tutti ingredienti che in effetti consentono di migliorare la performance delle amministrazioni pubbliche. In questo approfondimento parleremo di questo, parleremo quindi della trasparenza come politica pubblica, ma anche degli strumenti necessari per la sua concreta declinazione e quindi anche delle competenze che sono fondamentali per far sì che questa politica pubblica che ciascuna amministrazione deve declinare nel proprio specifico contesto, al di là di alcuni diciamo, profili comuni, dicevo, politiche, strumenti e competenze fondamentali per attuare questa politica. Una politica pubblica che può essere declinata in una molteplicità di temi e in una pluralità di profili di analisi. In questo pomeriggio parliamo segnatamente dello stato dell'arte del FOIA, del Freedom of Information Act. Ne parlerà il professor Savino, cui darò tra un po' la parola. Il FOIA, lo sappiamo tutti, è una delle
più importanti novità dell'ultimo decennio in tema di trasparenza. Un istituto che ha giocato e gioca un ruolo fondamentale perché intanto ha consentito al nostro ordinamento di allinearsi alle esperienze più avanzate a livello europeo e internazionale, riconoscendo a tutti il diritto di accedere a dati e documenti detenuti dalle amministrazioni pubbliche, ad eccezione di un numero limitato di documenti e di dati espressamente esplicitato. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, che qui rappresento, ha molto a cuore questa politica pubblica e ha seguito l'attuazione della norma e ha messo in piedi direi un laboratorio, perché il centro di competenza FOI è questo, una task force di esperti tematici che studia, analizza e promuove questo tema, sostanziando le linee guida, gli atti di indirizzo e la riflessione sul tema del Dipartimento della Funzione Pubblica, ma anche collaborando con le altre amministrazioni. La trasparenza non è solo foglio, evidentemente, ma è anche diffusione di open data, e questa diffusione è funzione non solo della volontà specifica delle amministrazioni, ma anche dalla capacità delle amministrazioni di pubblicare in formato aperto e riusabile i dati e le informazioni in loro possesso, e prima ancora dalla capacità di produrre dati di valore rispetto all'azione amministrativa e di governo. C'è l'esigenza in molte delle nostre amministrazioni di affermare una vera e propria cultura dei dati, e soprattutto per sostenere e rafforzare i progetti di innovazione, i processi di accountability e la definizione quindi delle politiche pubbliche a cui ciascuna amministrazione lavora. Di questo tema ci parlerà segnatamente la dottoressa De Luca del Dipartimento delle Politiche di Coesione. La pubblicazione dei dati in formato aperto, inoltre, abilita, tra le altre cose, il monitoraggio dell'azione pubblica, un tema che come Dipartimento abbiamo portato avanti e sviluppato nell'ambito dei processi e dei sistemi di valutazione della performance. Da questo punto di vista, diciamo, è fondamentale anche il ruolo che giocano altri attori non istituzionali, e oggi pomeriggio parleremo dell'esperienza di Moniton, presentata dal dottor Reggi, che è un'iniziativa indipendente di monitoraggio civico dei progetti finanziati dalle politiche europee, grazie al coinvolgimento di studiosi, studenti, giornalisti e cittadini. Direi mai come in questa stagione, alla vigilia dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il tema è così importante e così fondamentale. La possibilità che l'analisi, la valutazione e la definizione delle politiche di coesione si basi sulla disponibilità di dati aperti è semplicemente, direi, fondamentale. E poi c'è il tema della riprogettazione e rafforzamento delle modalità di comunicazione con il cittadino. Anche questo tema, come tutti i precedenti, avrebbe bisogno di una sessione di approfondimento dedicata, e non mancheranno occasioni di ulteriore approfondimento. Oggi pomeriggio ne parlerà in particolare il dottor Talamo del Formez PA, che peraltro collabora con Formez PA, che collabora col Dipartimento della Funzione Pubblica in tante delle iniziative sul tema e tante progettualità che stiamo portando avanti. E il dottor Talamo ci parlerà in particolare del dialogo con i cittadini utenti, che non è più semplicemente un dialogo a due vie, ma che è costantemente arricchito tra i tanti da almeno due nuovi elementi. Da un lato un feedback continuo dell'utente che valuta, verifica e aggiorna l'informazione che le stesse amministrazioni pubbliche erogano, e dall'altro l'altro elemento fondamentale è il tempo reale di questa comunicazione e di questa interazione.
Mai come in questo caso, quindi, è facile introdurre una occasione di riflessione sul tema della trasparenza, perché è un tema importante e quantomeno attuale in questa fase, e in effetti del tema della trasparenza si occupa, tra i tanti, anche il Piano Nazionale di ripresa e Resilienza. Vi sarà capitato sotto mano, vi sarà capitato di leggerlo in questa fase, nell'attesa della declinazione in progettualità specifiche. È un documento molto sintetico ed è un documento, diciamo, focalizzato su indicazioni strategiche e parole chiave. E quindi non vi turbi il fatto che il termine trasparenza è presente nel documento un numero ridotto di volte, solo 14 volte. Vi è un'attenzione da parte del Dipartimento in primis al tema della trasparenza amministrativa, e nel PNRR si legge, ad esempio, che il tema della trasparenza, si suggerisce che per il tema della trasparenza ci siano degli interventi di semplificazione della normativa di riferimento. Il PNRR in particolare, e lo leggo, evidenzia anche a questo proposito il fatto che le disposizioni normative sulla trasparenza prevedono, tra l'altro, obblighi di pubblicazione di numerosi atti, obblighi non sempre giustificati da effettive esigenze di conoscibilità dei cittadini e assai onerosi per gli uffici, soprattutto degli enti minori. Questo è una indicazione strategica molto importante, a nostro avviso, che non sottende l'indicazione di limitare la trasparenza nelle amministrazioni pubbliche o di rendere le amministrazioni pubbliche ancora più opache per quelle che lo sono, ma evidenzia il fatto dell'impatto organizzativo di ogni norma e di ogni provvedimento, che va poi gestito e declinato nella specificità delle singole amministrazioni. Non meno trasparenza, quindi, ma una trasparenza, se così volete, per così dire, mirata alle informazioni di qualità e a prova di tenuta della capacità delle singole amministrazioni, perché poi la trasparenza richiede, l'esercizio della trasparenza richiede un investimento in termini di competenze. Che cosa si sta facendo su questo tema? Le ultime mie considerazioni introduttive. Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fatto nel corso degli ultimi anni, ha proposto numerose iniziative in collaborazione con l'ANAC, e ha sviluppato il tema della trasparenza nella sua finalità e nella sua finalizzazione di partecipazione dei cittadini ai processi decisionali e al controllo diffuso sull'azione amministrativa. Il Dipartimento ha promosso atti di indirizzo, pensiamo alle circolari del 2017 e del 2019. Ha messo a punto, in collaborazione con la SNA, dei percorsi di formazione sul tema della trasparenza, che dal 2017 ad oggi hanno previsto oltre 50 edizioni per oltre 2.000 partecipanti, numeri assolutamente significativi, e ha realizzato una serie di progettualità finanziate a valere sul PON Governance e capacità istituzionale. Ne cito alcune in conclusione: il centro di competenza Foglia, che attraverso la costituzione di un proprio osservatorio giuridico, un'attività di help desk e iniziative formative, ha consolidato e rafforzato questa politica nelle amministrazioni pubbliche, costituendo, ad esempio, nell'amministrazione centrale un network tra i responsabili di queste progettualità. E il progetto su cui stiamo lavorando col Formez di supporto alle politiche di Open Government, che è il contenitore naturale del tema di cui stiamo parlando e delle sinergie tra il tema della partecipazione e della trasparenza. E infine, da ultimo, la scelta del ministro Brunetta di rilanciare il progetto Linea Amica, un servizio multicanale di risposta e di affiancamento alle persone nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, ma anche una facilitazione ed una guida anche per l'interazione tra le amministrazioni pubbliche nelle loro attività, diciamo, nell'esercizio delle loro attività istituzionali.
Questo è, diciamo, una introduzione del tema che davvero deve essere declinato in numerose prospettive di analisi. Abbiamo solo un'ora di tempo, ne abbiamo scelte alcune. Il primo profilo è quello che ci illustrerà il professor Mario Savino. Il titolo di intervento è Foglia, a che punto siamo? Il professor Savino è professore ordinario di diritto amministrativo all'Università della Tuscia, ma per quello che ci riguarda, direi, è soprattutto il coordinatore dell'area giuridica del nostro progetto Centro di Competenza Foglia. La parola al professor Savino. Grazie. Grazie molte al dottor Angeletti e buonasera a tutti. Foglia, a che punto siamo? Io cercherò brevemente, nei 10 minuti a mia disposizione, di riepilogare rapidamente quali sono le principali cose fatte e poi soffermandomi anche sulle cose da fare, invece, su ciò che resta per completare un processo di riforma che anche negli altri ordinamenti che prima di noi hanno introdotto questo istituto, che noi chiamiamo accesso civico generalizzato, e richiede dei tempi, diciamo, e una costanza nell'applicazione delle norme e nella continua evoluzione del processo di attuazione che, diciamo, oscilla tra i 5 e i 10 anni. Questi sono i tempi medi di messa a sistema di questo istituto affinché, diciamo, penetri anche nel DNA delle pubbliche amministrazioni. Che cosa è stato fatto? Innanzitutto, come sapete, c'è una normativa su FOIA che si può considerare, anche in base ai parametri internazionali, una buona legislazione sull'accesso civico generalizzato, che però ha un difetto. E cioè questa legislazione ha sovrapposto, o se vogliamo giustapposto, il nuovo istituto ad altri strumenti preesistenti in materia di trasparenza e quindi ad altre forme di accesso, ma anche ad altre strategie di promozione della trasparenza come quella relativa agli obblighi di pubblicazione. Ecco che da questo punto di vista, quindi, qualcosa già si intravede tra le possibilità di sviluppo e di consolidamento, di razionalizzazione, direi meglio, del quadro normativo. Nella fase di attuazione, beh, ha già detto molto bene il dottor Angeletti, sono state fatte molte cose, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha svolto un ruolo importante, collaborando anche però con altre istituzioni, in particolare l'Autorità Nazionale l'ANAC e il Garante per la protezione dei dati personali, che per un verso hanno adottato le linee guida sul FOIA nel dicembre del 2016, quindi pochi giorni dopo, al momento sostanzialmente dell'entrata in vigore di queste norme, e poi hanno comunque accettato un dialogo con il Dipartimento della Funzione Pubblica che nella sua funzione generale, missione generale di promozione del processo di attuazione delle riforme amministrative ha dato impulso sotto vari aspetti a questo processo e lo ha dato anche sul piano della formazione, come veniva ricordato prima, perché è stato un processo molto seguito anche dal punto di vista della messa a disposizione di strumenti di formazione del personale che sono ovviamente essenziali per dare tutte le competenze necessarie. Da questo punto di vista, sia attraverso la collaborazione con la SNA, con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, sia attraverso Formex PA, sono state avviate una serie di iniziative importanti e anche costanti nel tempo, volte alla formazione sia delle amministrazioni centrali sia delle amministrazioni territoriali. Poi il Dipartimento della Funzione Pubblica ha adottato due importanti circolari in materia di FOIA, che è la numero 2 del 2017 e la numero 1 del 2019, che hanno un po' messo a sistema delle indicazioni che provenivano sia da buone pratiche sperimentate nel nostro ordinamento, sia buone pratiche sperimentate invece in altri ordinamenti stranieri e diciamo, nel tentativo di trarne giovamento anche ai fini dell'attuazione dello strumento nel nostro paese. Si è svolto un attento monitoraggio a supporto delle pubbliche amministrazioni centrali, veniva evocata prima la rete che si è costituita
attorno al centro di competenza FOIA e più in generale, quindi c'è stata una buona attenzione complessiva, lo dico da studioso delle riforme amministrative, non è sempre così, in Italia in genere c'è un po' un pregiudizio normativistico, si fa la legge e poi, come dire, si affida un po' all'essai-faire delle singole amministrazioni l'attuazione. In questo caso non è così, è stato un processo seguito dal centro. Devo dire che un contributo importante è stato dato anche dalla giurisprudenza. La giurisprudenza amministrativa, cospicua, abbiamo pubblicato in questi giorni come centro di competenza FOIA un rapporto sulla giurisprudenza che riassume i principali approdi, della cospicua, giurisprudenza ormai sul tema. Beh, la giurisprudenza, si è evoluta in modo significativo. Dai primi orientamenti un po' diffidenti verso lo strumento si è passati invece ha un atteggiamento di maggiore attenzione e apertura per questo strumento da parte degli stessi giudici e credo che il punto di arrivo e di svolta da questo punto di vista sia stato rappresentato dalla pronuncia dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, la numero 10 del 2020, dell'aprile scorso, che ha davvero messo a sistema gli aspetti più delicati, diciamo, di questo istituto. Per come sono emersi nella prassi. Che cosa resta da fare? Beh, ovviamente le riforme sono sempre un processo complicato, difficile. Secondo alcune valutazioni il FOIA non ha attecchito nelle pubbliche amministrazioni, secondo altre invece ha raggiunto importanti scopi, per esempio di favorire un dibattito pubblico informato su molti aspetti, dai dati sulla pandemia ai dati relativi, non so, all'edilizia scolastica e tanto altro. È difficile dare una valutazione di sintesi. Certamente uno strumento che laddove introdotto, ed è ormai uno strumento introdotto in un centinaio di democrazie liberali nel mondo, difficilmente è stato poi abolito. Cioè quello che si vuol dire è che lo strumento di cui stiamo parlando in genere diventa, diciamo, parte integrante del tessuto normativo e non si torna indietro. Quando si introduce un FOIA in genere è perché si ritiene che delle democrazie siano sufficientemente mature per rendere pienamente trasparente il processo decisionale amministrativo e pubblico in generale, quindi è uno strumento, diciamo, essenziale per le democrazie mature, però va perfezionato. Nel nostro ordinamento le cose da fare, a mio avviso, sono cinque, le elencherò in modo rapido. Primo, semplificare la legislazione, riducendo il numero di accessi, perché attualmente ce ne sono troppi, spesso si sovrappongono tra loro, e semplificando, il quadro degli obblighi di pubblicazione introdotti, o meglio, messi a sistema con il decreto trasparenza del 2013, ma in un'epoca nella quale ancora non c'era lo strumento di cui stiamo parlando oggi, cioè il FOIA, e quindi l'obbligo di pubblicazione era tutto ciò che, a parte l'accesso documentale e le altre forme di accesso specializzate, l'obbligo di pubblicazione corrispondeva a tutto ciò che era conoscibile dai privati e quindi questo aveva portato a un eccesso di obblighi di pubblicazione col quale dobbiamo, secondo me, ancora fare adeguatamente i conti. Secondo aspetto importante, bisogna supportare le pubbliche amministrazioni a livello territoriale, mentre le amministrazioni a livello centrale si sono ormai adeguatamente attrezzate, anche perché poi, diciamo, complessivamente più dotate di risorse, le amministrazioni a livello territoriale richiedono un particolare supporto. Esiste un help desk centrale, il centro di competenza FOIA, appunto del Dipartimento, che però non può dialogare con tutte le unità amministrative, sarebbe importante costruire invece una piramide di help desk, facendo per esempio leva, come si è tentato in alcuni casi già sperimentati, facendo leva sul ruolo delle province come pivot dei rispettivi ambiti territoriali.
Terzo punto importante, razionalizzare, diciamo, la pubblicazione delle informazioni pubbliche attraverso la costruzione di banche dati centrali. Ce ne sono, il decreto legislativo 33 prevede la pubblicazione di 10 importanti banche centrali, in parte quella disposizione per difficoltà tecniche è rimasta sulla carta. Sarebbe importante riprendere quel progetto e pensare al modello statunitense che tende sempre più a spingere verso l'aggregazione delle informazioni in portali tematici della pubblica amministrazione. Quarto, sarebbe utile introdurre in ciascuna pubblica amministrazione un registro dei documenti che sia anch'esso pubblico, così che i cittadini sappiano quali sono i documenti via via prodotti dalle pubbliche amministrazioni e possano attraverso quel registro richiedere direttamente l'accesso, come avviene per le istituzioni dell'Unione Europea, ad esempio. E infine, quinto ed ultimo, e così rimaniamo nei tempi, sarebbe molto importante rafforzare il dialogo con la società civile. Il FOI è uno strumento utilizzato prevalentemente da giornalisti, da avvocati, da studiosi, da ONG. Ecco, sarebbe importante rafforzare quel dialogo che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha già cercato di promuovere con incontri ad hoc, ma credo che sarebbe ancora più utile rendere permanenti alcune sedi di dialogo, perché il FOI è pensato per i cittadini utenti e quindi il dialogo con quei cittadini utenti diventa essenziale per favorirne uno sviluppo adeguato anche all'evoluzione della tecnologia e dei processi di conoscenza pubblica. Mi fermo qui e ringrazio per l'attenzione. Grazie professor Savino, intanto per i contenuti, oltre che per il rispetto dei tempi, che è pure importante visto che ce li abbiamo contingentati, ma ci sarebbero, mi verrebbero molti commenti e molte considerazioni, come pure ai partecipanti, immagino, e ai nostri altri relatori, non ultimo il fatto di intendere ovviamente il FOIA come un processo, non come un obiettivo, usare il FOIA anche come un indicatore di maturità organizzativa e delle nostre amministrazioni pubbliche, e poi creare nelle amministrazioni le condizioni strutturali affinché queste politiche attecchiscano. E naturalmente queste condizioni strutturali sono competenze e capacità amministrative oltre che strumenti. E da ultimo, è chiaro che il dialogo con la società civile, come lei ha concluso, è fondamentale per inquadrare appunto il FOIA nella prospettiva. Non dico che questo accada di un adempimento di uno strumento, ma di una leva, di un processo di partecipazione, di apertura, di trasparenza e di ascolto che è fondamentale. A proposito di politiche pubbliche, un binomio spesso associato alla politica pubblica è l'accountability, cioè la possibilità di rendere conto, di valutare e di fornire, diciamo, una base di conoscenza a disposizione di tutti i portatori di interesse. Questo vale per la politica pubblica trasparenza, ma vale per le politiche pubbliche in generale. E quindi è molto utile che l'inserimento nel programma del webinar di questo tema, e chiederei alla dottoressa De Luca del Dipartimento per le Politiche di Coesione del NUVAP, Nucleo di Valutazione e Analisi della Programmazione, di raccontarci il suo punto di vista, la sua esperienza, e di fornirci delle indicazioni sulla possibilità di declinare la trasparenza anche in questa accezione. Grazie dottoressa. Grazie, io vi ringrazio intanto dell'invito e dell'opportunità di portare, diciamo, la mia esperienza e l'esperienza che abbiamo maturato in questi anni attraverso l'esperienza di Open Coesione, proprio per ragionare insieme, per contribuire a un confronto sul tema dell'accountability. E Open Coesione è un'iniziativa che Scusate che scorro queste slide, ecco, è un'iniziativa che è attiva in Italia dal 2012 ed ha quindi, diciamo, una storia che inizia a essere importante. Io ho tra l'altro la fortuna di coordinarla fin dal suo avvio e è un'iniziativa che è partita dall'idea di valorizzare i dati amministrativi che erano
propri dell'amministrazione, di cui l'amministrazione si era dotata per seguire l'andamento delle politiche pubbliche e renderli trasparenti e disponibili per cittadini, studiosi, giornalisti, affinché appunto ci fosse la possibilità di conoscere i progetti finanziati da queste politiche nei diversi territori. L'esperienza di Open Coesione e quindi l'esperienza della messa a disposizione di dati e informazioni su queste politiche credo che sia particolarmente interessante per poter estendere il ragionamento più generale anche alle politiche pubbliche, perché le politiche di coesione sono delle politiche multisettoriali che interessano tutti i territori, che riguardano diverse tipologie di progetti, quindi offrono uno spaccato che è comunque facilmente adattabile a varie altre forme di intervento pubblico. E fin dall'inizio Open Coesione ha cercato di muoversi su tutti e tre i pilastri dell'open government, quindi nel fare trasparenza, ma nel non limitare la propria azione all'aprire i dati, al pubblicarli in formato aperto e scaricabile, ma anche a promuovere la partecipazione, a favorire la collaborazione proprio a partire dalle informazioni amministrative. E quindi io qui l'ho chiamato tra virgolette il modello Open Coesione, è di fatto un modello che rappresenta uno strumento per dare sostanza alla rendicontazione, appunto all'accountability delle politiche pubbliche nei confronti della cittadinanza intesa nel senso più largo, e che tra l'altro è stata e continua ad essere, diciamo, una buona pratica riconosciuta a livello nazionale, a livello internazionale, e che si è diciamo, adattata e replicata anche in altri contesti nel corso di questi anni. E adesso poi entrerò un po' in dettaglio, entrerò principalmente nel dettaglio della parte appunto legata ai dati amministrativi che noi mettiamo a disposizione, e ricollegandomi a quello che è stato detto prima di me, vorrei rafforzare e esprimere tutta la mia condivisione rispetto ad alcuni concetti che sono stati appunto detti, anticipati da chi mi ha preceduto, perché effettivamente fare trasparenza in un'amministrazione è un impegno, è un segnale di una capacità della pubblica amministrazione di comprendere il valore dei dati di cui dispone e di investire su questi dati. E sicuramente diciamo, il percorso fatto è un percorso importante attraverso la nostra iniziativa, e non solo ovviamente, ma la cultura dei dati ha ancora molto strada da fare nel nostro paese e ha bisogno di sicuramente di rafforzarsi, e sempre più deve essere vissuta come un investimento per la stessa amministrazione che decide di percorrere una strada di questo tipo. E diciamo, io lo sottolineo sempre, 8 anni di esperienza in questo anno, in questo senso, mi danno diciamo una certa forza nel saper giudicare il valore non solo di pubblicare i dati, ma di mantenerli aggiornati. E sul portale Open Coesione i dati, ora poi appunto entrerò un pochino più nel dettaglio, ma i dati sui singoli progetti finanziati dalle politiche di coesione vengono aggiornati dal 2012 a oggi, quindi in realtà sono 9 anni, ogni 2 mesi. E questo è un impegno, è chiaramente anche uno sforzo per l'amministrazione, per l'amministrazione dove noi operiamo, ma è un impegno che deve essere garantito affinché per trasparenza si possa intendere dati poi effettivamente utilizzabili e effettivamente aggiornati. Ho detto appunto, ho già detto che l'iniziativa si sviluppa sia in tema di trasparenza, di partecipazione, di collaborazione, e chiaramente pubblicare i dati significa anche indirettamente, diciamo, uno degli effetti della pubblicazione dei dati e quindi del loro uso più diffuso, la possibilità di migliorare la qualità dell'informazione ma anche dell'intervento pubblico, perché ovviamente la
restituzione che viene alla stessa amministrazione che pubblica i dati è una restituzione di feedback e di elementi che partono dai dati ma vanno oltre, quindi guardano all'efficacia delle politiche, alla capacità delle politiche di introdurre quei cambiamenti nei territori che sono auspicati nel momento in cui si programmano gli interventi, e quindi porta delle riflessioni e delle valutazioni anche all'interno dell'amministrazione che non possono che migliorare poi l'azione pubblica successiva. Sul portale noi rendiamo disponibili dati di dettaglio sui singoli progetti realizzati con risorse delle politiche di coesione, e solo per dare qualche numero, in questo momento abbiamo oltre 1.600.000 progetti per oltre 180 miliardi di valore complessivo di risorse pubbliche, ma anche altri dati, altre informazioni sul contesto, sulla programmazione delle risorse. Ma sottolineo, e poi ci sarà l'intervento di Luigi Reggi che sicuramente esploderà, diciamo, i dettagli sul monitoraggio civico, anche sulle evidenze che emergono dal monitoraggio civico. E, entrando appena, diciamo, nel dettaglio delle informazioni, quindi dei dati amministrativi che sono disponibili sul portale Open Coesione, vorrei solo, diciamo, dare la rappresentazione che già nei dati c'è la collaborazione fra le amministrazioni, c'è alle spalle un grosso sforzo dell'amministrazione, perché i dati che noi pubblichiamo vengono e sono caricati su questo sistema nazionale da tutte le amministrazioni coinvolte nell'attuazione di queste politiche. Quindi è un sistema federato, un sistema che è alimentato da un'infinità di diverse amministrazioni a livello locale, a livello regionale, a livello centrale, e che quindi contribuiscono alla costruzione di questo patrimonio informativo che viene poi rilasciato bimestralmente sul portale. I dati a cui faccio riferimento nella specificità delle politiche di coesione sono riferiti a due cicli di programmazione, quindi il ciclo 2007-2013 e quello 14-20. E l'utente ha la possibilità di selezionare il ciclo di riferimento o di guardare, diciamo, il complesso di questo intervento. Questa è la schematizzazione, diciamo, rispetto a partire dal ciclo 2000-2006 esistono dei sistemi di monitoraggio strutturati nel nostro paese per le politiche di coesione. Su Open Coesione noi pubblichiamo i dati dal ciclo 2007-2013, in quanto, diciamo, si può vedere nei dettagli che sono riportati in questa scheda, diciamo, nel precedente ciclo non c'era lo stesso sistema nazionale, ci sono state diciamo, alcune criticità, diciamo che anche il sistema di rilevazione si stava strutturando e avviando, ma ora poi avvicino, diciamo, alla conclusione, vi racconto qualche elemento di novità che ci porterà ad allargare in prospettiva anche questa disponibilità. Questo vuole solo schematizzare il fatto che dietro, appunto, alla pubblicazione dei dati c'è un investimento, come si diceva, c'è un'attività che ci porta oggi a dire che noi partiamo da un sistema che ci rende disponibile un certo numero di variabili e anche un tracciato simile ma non identico per cicli diversi. Noi facciamo un'attività di diciamo, rendiamo omogenei questi due tracciati e pubblichiamo un numero consistente di variabili, che non sono il 100% di quelle disponibili, perché alcune hanno una finalità davvero solo amministrativa o di gestione della banca dati, ma mettiamo a disposizione oltre 160 variabili per ciascun progetto con un tracciato, diciamo, che sia omogeneizzato fra i due cicli, e quindi questo dovrebbe, spero, riuscire a dare il senso anche dello sforzo, appunto, che c'è dietro un percorso di questo tipo. La mia, diciamo, ultima slide, salvo un accenno che dovrebbe aprire, diciamo, a quello che appunto seguirà nell'intervento di Luigi Reggi,
è proprio dare il senso di un percorso che non è mai fermo, nel senso noi appunto pubblichiamo questi dati bimestralmente, ma abbiamo degli obiettivi di arricchimento e di accrescimento dell'informazione che viene resa disponibile. Abbiamo recentemente, pochi giorni fa, pubblicato il dettaglio delle risorse della coesione in attuazione. Noi pubblicavamo e continuiamo a pubblicare il valore complessivo delle risorse pubbliche che sono interessate dai progetti finanziati anche con le risorse della coesione, e con molta attività, diciamo, di back office, ora siamo riusciti a rendere disponibili pubblicamente anche questo di cui per diciamo, facilitare la lettura da parte di tutti gli utenti della relazione fra come si disegnano le politiche, quindi la programmazione, e come si attuano poi, come si concretizzano in progetti. E abbiamo in cantiere, diciamo, l'aggiornamento e la riorganizzazione di varie sezioni dedicate alla programmazione e diciamo, la produzione di nuove sezioni dedicate a specifici territori che sono interessati da magari politiche specificamente vocate o dedicate a, ad esempio, valorizzare le aree interne o altre specificità legate alle aree urbane o ad altro, quindi per fare, diciamo, e facilitare percorsi di accountability che sono legati a determinati territori. Così come facevo prima riferimento al miglioramento della qualità dei dati, stiamo lavorando molto a migliorare le informazioni collegate ai soggetti che programmano, che attuano, che realizzano i progetti, e ovviamente ci prepariamo a pubblicare a breve anche i progetti sul ciclo che si sta per aprire, sul 21-27, che diventeranno un ulteriore arricchimento della disponibilità di Open Coesione. Io mi fermo, appunto, dicevo, soltanto dando un minimo riferimento su quello che sicuramente adesso sarà ripreso dall'intervento che mi segue, per dire che oltre ai dati amministrativi a cui ho fatto riferimento, Open Coesione ha favorito fin dall'inizio il monitoraggio civico, la partecipazione dei cittadini a partire da questi dati, e sul portale sono disponibili i risultati delle ricerche di monitoraggio realizzate dagli studenti della scuola di Open Coesione, che quindi partecipano a un nostro percorso didattico e che sono realizzate anche con il supporto di Moniton, che è appunto una piattaforma indipendente che noi abbiamo inserito all'interno del nostro percorso didattico per raccogliere i risultati del monitoraggio civico, che ugualmente possono essere ricercati, visualizzati e consultati sul portale per arricchire, diciamo, quei dati amministrativi che sono il nostro primo, sono il core, diciamo, della nostra, del nostro portale, ma che si complementano e si arricchiscono anche con l'osservazione civica. Mi fermo, ringrazio ancora e mi scuso se ho sforato di poco il mio tempo. Nessun problema, dottoressa De Luca, anzi grazie per questa sua ricca presentazione. Anche questa, diciamo, foriera di molti spunti. Grazie anche per aver fatto il miglior lancio dell'intervento, del prossimo intervento, che è quello del dottor Luigi Reggi di Moniton. Siamo nella settimana dell'amministrazione aperta. La settimana dell'amministrazione aperta è un'iniziativa dell'Open Government Partnership, e quindi va da sé che questa politica è fatta non solo dalle istituzioni pubbliche, ma anche da una serie di soggetti che danno un contributo fondamentale di stimolo e di progettualità e di supporto, come lei stessa stava dicendo adesso, complementare alle nostre iniziative. La parola al dottor Reggi, che ringrazio per la sua disponibilità. Grazie mille a voi di questo, di questa opportunità e di questo invito. Io mi ricollegherò appunto molto all'intervento precedente di Simone De Luca per mostrarvi un po' come questi dati in generale sull'utilizzo dei fondi pubblici, ma anche in particolare quelli di Open Coesione, poi sono stati negli ultimi anni utilizzati per fare collaborazione con i cittadini, quindi aprire dei canali per poi ricevere dei feedback che possono anche essere utili
migliorare le politiche, per rendere i progetti più efficaci. Questa iniziativa si chiama appunto Moniton, e noi partiamo da un po' nella nostra esperienza quello che è il monitoraggio civico, che ora diciamo, si sente spesso giustamente diciamo, richiamare nelle varie attività della società civile. Nella nostra esperienza sono quelle attività, appunto, le vedete nella slide, di controllo, di verifica di quello che sta accadendo, di come i progetti funzionano, ma anche di, appunto, di raccolta di idee e di proposte che i vari attori, appunto società civile, comunità locali e altri attori esterni alle PA conducono nei confronti della pubblica amministrazione. Quindi ha questa doppia valenza, non solo la verifica, ma anche suggerimenti, idee e uno scambio che poi possa portare a una migliore collaborazione. Quando parliamo di società civile e monitoraggio, civico, in realtà è un universo complesso, nel senso che oltre alla pubblica amministrazione, che come si diceva anche all'inizio, ha questo compito fondamentale di dare trasparenza, di fornire quelle informazioni, come diceva il dottor Angeletti, di qualità, no? Che possono poi servire effettivamente per l'accountability. Quindi non basta, diciamo, buttare fuori le mole di dati, ma quelli che servono effettivamente poi per dare conto alla cittadinanza. Ci sono anche ruoli, appunto, in cui i cittadini, le comunità locali sono gli utilizzatori di questi dati, possono fornire dei suggerimenti, dei feedback alle amministrazioni, ma esistono anche dei ruoli di intermediari, come per esempio i media. Spesso chi fa monitoraggio civico sui territori si allea con i media locali o nazionali per portare avanti le proprie istanze, per far sentire la propria voce, e chiaramente i soggetti della società civile organizzata, quindi le NGO, le comunità di civic technology, che danno degli strumenti anche innovativi per poi poter raccogliere questi feedback. Quindi è un mondo diciamo piuttosto complesso, è una sorta di ecosistema che però, se la pubblica amministrazione riesce ad attivare nel suo complesso, si riescono a creare quelle dinamiche poi positive che si rafforzano a vicenda e che possono poi nel tempo portare a un buon risultato. Nello specifico, come preannunciato, io vi parlo di Moniton. Moniton significa Monitoring Marathon, cioè una maratona di monitoraggio civico che è, diciamo, nata nell'ambito di Open Coesione nel 2013. L'idea era nata lì, poi si è sviluppata appunto come iniziativa indipendente, composta da, appunto, da studenti, giornalisti, anche esperti di politiche pubbliche, che chiaramente è importante avere quelle competenze poi per riuscire ad affrontare questo mondo, ma anche soprattutto semplici cittadini, tante associazioni, soprattutto di tipo locale, e che quindi negli ultimi anni si è sviluppata come appunto uno strumento per utilizzare i dati di Open Coesione in particolare, e stimolare la partecipazione civica. Cito due dei principali, diciamo, progetti che seguiamo. Uno è quello appunto di A Scuola di Open Coesione, che citato prima da Simone De Luca. È un progetto che nasce proprio in quegli anni per favorire l'utilizzo dei dati di Open Coesione nelle scuole per creare quelle competenze sull'uso dei dati, sulla capacità di fare analisi, interviste ai soggetti, individuarli, fare le visite sul campo, quindi raccogliere direttamente attraverso foto, video, quello che sta accadendo sul campo, e per poi restituirlo nella forma di ricerche, quelle che sono pubblicate sul sito di Open Coesione, e sui nostri report di monitoraggio civico. Un'attività fondamentale del percorso è creare questi report, quindi sul sito Moniton.eu trovate una mappa con tutti, ogni pallino è un report di monitoraggio. Abbiamo anche recentemente ottenuto un finanziamento dalla Commissione europea nell'ambito di un bando sul citizen engagement per la politica di coesione. Abbiamo organizzato, e stiamo organizzando ora in questi mesi, è partito da poco, una cosiddetta rete di monitoraggio civico sui progetti, soprattutto nel campo dell'ambiente. Quindi in questo campo abbiamo attivato una rete con tutte le principali associazioni in realtà del terzo settore nazionali e speriamo in futuro anche locali,
venerdì, tra l'altro, c'è un appuntamento alle 2 con una tavola rotonda e una prima, diciamo, discussione che faremo con dei risultati di alcuni studenti universitari dell'Università di Torino con la Commissione europea e con tutte le amministrazioni, tutta la filiera, diciamo, amministrativa. Dal comune di Torino, città metropolitana, la regione e l'autorità di gestione del PON nazionale, del programma nazionale metro. Abbiamo degli strumenti che non entro nel dettaglio, ma attraverso sul sito si trovano gli strumenti per cercare i report, quindi che visualizzano alcuni dei dati di Open Coesione, poi su Open Coesione c'è chiaramente tutto il dettaglio, diciamo. E poi c'è uno strumento che è una guida online che serve appunto per dare ai cittadini gli strumenti per capire i dati, per interpretarli. Quindi anche lì seleziona da varie fonti, Open Coesione di nuovo, ma anche dalla Commissione europea, ci sono varie fonti nazionali ed europee che vengono utilizzate lì per dare appunto quegli strumenti di base per riuscire a capire un mondo molto difficile, cioè quello delle politiche pubbliche. Ora, sono pubblicati circa quasi 1.000 report, quindi ormai sono alcuni anni che qualche, diciamo, evidenza l'abbiamo raccolta, 1.000 report su quasi altrettanti progetti pubblici per un valore di oltre 10 miliardi di euro. Quindi anche questo dimostra che il monitoraggio civico, se fatto con perseveranza, arriva, diciamo, a coprire un bel numero di fondi, diciamo, un ammontare di fondi elevato. Il monitoraggio civico, e qui diciamo, parlo più in generale, non parlo solo di monitor, parlo di iniziative di monitoraggio civico che ormai si stanno rafforzando nella società civile. Faccio solo un esempio, il modello Integrity Pact di Transparency International. E queste attività appunto sono molto utili per la società civile per presidiare, all'inizio si diceva il PNRR, le risorse che verranno dall'Europa. Non sono solo il PNRR, saranno i fondi tracciati, come diceva Simona prima, su Open Coesione del ciclo 21-27, saranno i fondi di React-EU. C'è veramente un ammontare mai visto di risorse che davvero a tutti noi, non solo alla pubblica amministrazione, ma più in generale a noi italiani, diciamo, interessa presidiare. E questa quindi è una grande occasione per la società civile che si sta organizzando. Moniton fa parte di un osservatorio che diciamo, si sta organizzando ora, vedremo, noi diciamo, ci impegniamo a che abbia successo diciamo, in futuro, un osservatorio sul PNRR, quindi fare un monitoraggio civico che va non solo però sui grandi temi, sulle riforme, sui grandi capitoli del PNRR, ma si gioca a livello locale, cioè andare a vedere gli enti attuatori che saranno i comuni, le sedi locali delle amministrazioni centrali piuttosto che gli altri enti locali, le regioni, e andare a vedere ogni singolo progetto come verrà effettivamente attuato. Lì è il punto importante, lì è dove l'attenzione civica si dovrebbe soffermare. E chiudo dicendo, queste attività sono un grandissimo aiuto per le pubbliche amministrazioni. Quindi la collaborazione non solo serve a dare conto, a fare accountability, ma può davvero aiutare le amministrazioni a utilizzare quell'expertise, quelle conoscenze che non solo la PA deve formarsi, diciamo, per conto suo, ma che trova però già disponibili spesso nei territori. Ci sono cittadini, comunità che sono, così, diciamo, per dire, innamorate dei propri territori, hanno una grandissima motivazione nel fare in modo che questi progetti, che queste politiche siano attuate nel modo più efficace possibile dal loro punto di vista. L'expertise ci sono storie di successo, di impatto del monitoraggio civico e della collaborazione che è nata da questi monitoraggi civici anche all'interno del progetto Scuola di Open Coesione, che appunto danno, diciamo, fanno ben sperare e danno, diciamo, conto in maniera molto concreta sulla capacità da parte della pubblica amministrazione di fare leva su queste risorse che sono lì nei territori e sono disponibili. Non si tratta solo, diciamo, della società civile così come è rappresentata di solito negli organi, diciamo, tradizionali, ma si tratta di arrivare alle comunità locali, ai comitati di quartiere, ai singoli gruppi che possono dare un grosso contributo. Tra l'altro superando quello che è la tradizionale comunicazione unidirezionale
della pubblica amministrazione per arrivare a un dialogo che poi, diciamo, serve a entrambi i soggetti. Qua mi fermo e vi ringrazio moltissimo. Grazie a lei, dottor Reggi, grazie per queste chiavi di lettura, ma soprattutto per il perfetto lancio per il prossimo intervento che verrà svolto dal dottor Talamo sul tema del ripensamento delle modalità di comunicazione con il cittadino. Lei ha appena detto comunicare non in maniera unidirezionale, creare un ecosistema del monitoraggio civico che è fatto da attori molteplici e diversi. Complementare con questo neologismo le attività delle istituzioni pubbliche con quelle della società civile. Ecco, per fare ciò bisogna non solo mettere a disposizione dati e informazioni il più possibile e veicolarli con gli strumenti dell'odierna tecnologia, ma anche ripensare le modalità con cui le pubbliche amministrazioni comunicano. A dottor Talamo la parola per approfondire questo tema. Grazie. Grazie, dottor Angeletti, e buongiorno a tutti. Il punto di partenza che io spesso uso anche negli incontri formativi del Formex o nelle lezioni universitarie è proprio intendersi sulla parola trasparenza. Cioè la trasparenza, quando chiedo come è concepita, vedo risposte diverse. Il funzionario pubblico tende a vederla come un adempimento che serve a comporre determinati spazi del sito come amministrazione trasparente, a svolgere determinate attività. Una persona più esterna, come può essere uno studente, la definisce in genere un'attività che serve ai servizi pubblici, che serve a migliorare la qualità dei servizi. Un po' l'idea della casa di vetro, l'idea storica. Ecco, io penso che queste due risposte siano entrambe vere. La trasparenza è anche un adempimento che serve a prevenire determinati abusi, è anche un aggravio nel lavoro pubblico che però ha un valore che non può essere dimenticato. È una trasparenza finalizzata all'anticorruzione. Però noi credo che abbiamo, a proposito di rapporto con i cittadini, sin dal 2016, l'anno in cui è stato varato il FOIA, abbiamo di fatto trascurato la seconda versione, la trasparenza accountability, la trasparenza sui servizi, anche perché non ci siamo ancora ben resi conto che dal 2016, nonostante siano passati solo meno di 5 anni, è cambiato tutto, perché c'è stata un'esplosione della comunicazione digitale che ha praticamente profondamente trasformato le possibilità, le potenzialità di questa nuova dimensione della pubblica amministrazione, del rapporto col cittadino. Oggi possiamo dire, anzi, che la trasparenza o è digitale oppure è un'occasione persa, in quanto c'è proprio un cambiamento del paradigma di fondo. Nella sociologia della comunicazione ci si interroga da decenni sulla sproporzione fra l'emittente e il ricevente. L'emittente è troppo potente quando è lo Stato rispetto ad un singolo. E questa sproporzione, per la prima volta nella storia, è stata potenzialmente ricomposta, perché la risposta in tempo reale ed erga omnes, che è consentita dalla comunicazione digitale, ad esempio social, è la funzione più trasparente che c'è ed è per la prima volta nella storia un'attività che non è gestita esclusivamente con l'incontro di persona, con l'incontro telefonico, con l'incontro allo sportello. Il rapporto tra amministrazione e cittadino che può avvenire su una piattaforma con le determinati accorgimenti sul lato della professionalità rende possibile una risposta in tempo reale o comunque in un tempo definito dalla social media policy, erga omnes, cioè che va a tutti e non solo al singolo che ha fatto magari accesso civico. Questa possibilità è una possibilità che, ad esempio, faccio l'esempio proprio del Formez che gestisce le pagine Facebook sui concorsi, rende possibile smaltire tantissime domande con una sola risposta, con una sola FAQ, con un solo video, con un solo tutorial. Ci consente anche di rimuovere tanti sospetti che tante volte sono il più grande intralcio nel rapporto fra amministrazione e cittadino. Molto spesso il cittadino sospetta quello che non c'è, chissà quali oscure manovre dietro un ritardo. Ecco, la pagina social gestita in un certo modo fa trasparenza oltre ogni formalità, fa trasparenza persino oltre ogni attesa, i famosi 30 giorni del FOIA più 10, che a volte aumentano a causa di ritardi dell'amministrazione. Del resto il legislatore italiano questi elementi
li aveva anche colti, perché come è stato detto dal dottor Angeletti in apertura, il Foglia Italiano è arrivato tardi, ma è arrivato bene. È una struttura legislativa molto avanzata, addirittura in certi casi più avanzata di quella anglosassone da cui prende ispirazione. E nel 2017, con la circolare 2, che io invito sempre tutti, studenti e funzionari, a leggere, perché è un documento molto ben scritto, agile ed estremamente attuale, l'articolo 8 parla proprio di dialogo collaborativo con gli utenti, cioè il legislatore, in questo caso della soft law che è data da una circolare, si pone il problema del rapporto con gli utenti e dice una cosa che sembra banale, ma per l'amministrazione italiana era ed è rivoluzionaria. Non si può fare diniego senza aver prima interpellato l'utente, perché l'utente, nella filosofia di fondo del FOIA, è una persona che può anche non avere ben chiari i suoi obiettivi e le sue esigenze, ma con un contatto telefonico, via mail, via chat o come si vuole, può invece chiarire questi obiettivi. Quindi questa circolare, che venne tra l'altro arricchita da un intervento dell'associazione Pia Social, che per la prima volta inserì l'uso dei social come strumento possibile di interazione, ha portato poi ad un processo che è stato citato dal professor Savino di evoluzione della giurisprudenza. Siamo partiti da sentenze molto timide dei TAR e a volte anche molto, se vogliamo, di interpretazione molto restrittiva delle norme sulla trasparenza, nonostante che le linee guida dell'ANAC fossero state molto più aperte, e la circolare 2 pure. Alcuni TAR hanno cominciato a citare la circolare 2 e l'articolo 8, finché arriviamo a questa famosa sentenza 10 del 2020, che anche a mio parere è davvero una svolta che considererei quasi irreversibili. Noi abbiamo sviluppato come Formez, sempre su mandato del Dipartimento della Funzione Pubblica, un'azione sull'uso dei social per la trasparenza nel rapporto riformativa, e abbiamo anche all'attenzione proprio del dottor Angeletti un'altra azione sull'uso all'interno del progetto Open Government, sullo sviluppo degli strumenti digitali anche a fini di governo aperto. Oggi queste funzioni, lo voglio dire perché la funzione pubblica naturalmente governa non solo la trasparenza, ma tutti i processi di riforma e di modernizzazione. Questi discorsi sono trasversali perché riguardano la trasparenza, ma anche la performance partecipata, così come la legge del 2017 indica, la partecipazione che è stata appena citata da un'esperienza civica di notevole livello, la customer satisfaction, che è uno degli obiettivi, diciamo quasi delle ossessioni in senso positivo del ministro Brunetta, che anche nella sua versione 2009-2011, quando lanciò la prima versione di linea amica, che allora non era digitale, disse: dobbiamo sentire cosa pensa il cliente, il cittadino, dobbiamo arrivare con lui all'esito finale della sua domanda. Ecco, tutti questi temi. In una parola, la cosiddetta cittadinanza digitale, articolo 1 della riforma del 2015, si compongono di un uso degli strumenti digitali a fini di identità, di partecipazione, di performance, di trasparenza. Oggi concludo, mi avvio a conclusione, dicendo che siamo in una fase in cui tutti i ministri che si sono succeduti hanno seguito la stessa strada, anche se di diverso colore politico, dai governi tecnici dopo il Ministero Brunetta 2009-2011, per seguire con governi sia di centrodestra che di centrosinistra, sono andati tutti nella stessa direzione di evoluzione della trasparenza e della partecipazione civica e dell'open government. Oggi il ministro Brunetta ha parlato in un recente incontro OCSE della comunicazione come l'essenza dei servizi e l'ha inserito proprio nel quadro dell'open government, dove c'è un'attenzione molto forte dell'Europa verso le sperimentazioni fatte proprio in questo programma dall'Italia sulla social media policy di indirizzo nazionale e sulla riforma della legge sulla comunicazione pubblica, oggi davvero decrepita, vecchia di 20 anni, che prevede funzioni che erano valide forse all'epoca, ma che dopo quello che è avvenuto in 2 decenni sono sicuramente molto limitative. Ecco, in questo si inserisce l'idea che ha citato anche il dottor Angeletti, di un rilancio di linea amica che aveva come suo obiettivo principale nella fase iniziale 2009-2015, aveva soprattutto un'idea di mettere tutte le amministrazioni al servizio del singolo utente, in modo tale che il singolo utente chiamava al telefono, avevamo circa 20.000 contatti al mese,
poneva il suo problema e se non era stato risolto già in tempo reale dal front office, veniva poi allargato ad una collaborazione con gli enti interessati, quindi c'era una collaborazione pubblica per l'obiettivo civico. Oggi proveremo a fare la stessa cosa con l'uso dello strumento digitale, integrandoci con l'app IO e cercando di lavorare insieme perché funzionino bene i servizi online. E mi piace concludere con una frase che io spesso utilizzo nelle lezioni universitarie, che il ministro Brunetta ha reso quasi una sua bandiera, una frase del presidente Mattarella nel 2015 alle Camere, quando disse che il volto della Repubblica non è quello dei nostri uffici, ma quello che compare ogni giorno davanti agli occhi dei cittadini quando entrano in un tribunale, in un museo, in una scuola, in un ospedale. Cioè, in sostanza, fu un'investitura estremamente solenne davanti alle Camere del fatto che è il front office quello che conta, è quello che deve trainare le nostre azioni, perché ciò che facciamo negli uffici, i rapporti tra le amministrazioni, i rapporti che noi chiamiamo capacità amministrativa, capacità istituzionale e tante altre parole che utilizziamo, governance, sono diciamo funzionali alla possibilità di rendere un servizio che soddisfa l'utente finale. Grazie. Grazie dottor Talamo per questo intervento conclusivo che però in qualche misura chiude il cerchio del tema di cui abbiamo parlato oggi, la trasparenza, la comunicazione e la partecipazione. Abbiamo sforato di 5 minuti, ma tutti gli interventi sono stati molto importanti ed autoesplicativi, quindi io non ho da aggiungere molto se non quattro considerazioni telegrafiche. La prima, condivido col dottor Talamo che vi è un'assoluta continuità di indirizzo politico su questo tema negli ultimi anni e quindi c'è la possibilità di continuare a lavorare molto su questa politica, che è una politica fatta, come abbiamo visto, da una serie di importanti cantieri e anche una politica multiattore che non può prescindere dal contributo dei rappresentanti della società civile e di tutte le istituzioni. È un cantiere, è un processo, la trasparenza, ma è anche una sfida per le amministrazioni pubbliche per continuare a rinnovarsi. Vi ringrazio della vostra partecipazione, ringrazio tutti i relatori per gli spunti di riflessione che ci direi sollecitano ad organizzare presto ulteriori approfondimenti tematici. Grazie a tutti e buon pomeriggio.